Ciao di nuovo, questa volta invece che pony faccio recensione e apertura dell'uovo della Baule dei Pokémon. Allora, l'ho comprato ieri in un supermercato vicino a casa mia. Invece che pagarlo questa cifra, ho pagato 6,99 euro e ero troppo curioso di sapere che cavolo sono le due sorprese all'interno e voglio condividere con voi questa apertura per vedere almeno che sorprese ci sono, se per caso poi volete comprarlo da qualche parte. Ok, allora prima vediamo un po' cosa c'è all'esterno. Allora, il cartoncino qui, c'è scritto Bauli, Pokémon, acchiappali tutti. Poi c'è Pikachu, Froakin, Chespin e Fennekin. Tanto per dirvelo, in Pokémon X io ho scelto Froakin. Perché mi piacciono i Pokémon d'acqua e poi sinceramente era quello con le evoluzioni più decenti, perché gli altri veramente, cioè Chespin ancora, ma Fennekin è carino solo quando è base, perché gli altri una cosa che ho detto, ma cos'è? Che cosa si sono fumati? Vabbè, comunque. E a parte questo, appunto, poi c'è l'uovo, la carta con appunto il richiamo con i tre Pokémon iniziali di Pokémon X e Y. Se volete nei commenti potete dirmi che Pokémon avete preso come Pokémon iniziale in Pokémon X e Y, se l'avete preso o comunque. Che Pokémon di questi tre vi piace? Ditemi le vostre opinioni, insomma, sentitevi liberi di dire quello che volete. Boh, ora apriamo. Apriamo. Che bello. Questo, che ovviamente poi terrò, come tutti gli altri cartoncini. Delle varie uova che ho preso anche negli altri anni, sì, cioè ho beh, diciamo che sono vecchie, ho un'età superiore ai 30 anni, ma chi se ne frega, io lo prendo lo stesso l'uovo di Pasqua. Tra l'altro adesso sono anche alla ricerca dell'uovo delle Monster High, perché appunto colleziono anche quelle, quindi ok, apriamo, qua c'è l'uovo, qua c'è la carta che è molto carina, che c'è anche quella. Dicevo, terrò anche quella, non so se era sentita con lo scricchiolino. Aperta, come potete vedere, c'è. Aspetta un attimo perché è enorme. C'è appunto Pikachu, Chespin, Fennekin e Froakie. Molto carina. Dovrò trovare un modo per, diciamo, stirarla. Aspetta, chiudiamo così. Qua c'è una bella riga. Aspetta che però prendo un contenitore dove mettere.
c'ha dentro una palla enorme. Come potete vedere, cioè, è gigante. Ok, mettiamo l'uovo qua dentro. Cavolo, fantastica. Cioè, qua mi sa che ci sono delle sorprese belle grandi. Ok, adesso mettiamo da parte anche questo. Prendo la forbice. Allora, c'è c'è una bustina di gioco di carte collezionabili, di quelle di questa generazione, insomma. Mi ricordo ancora i vecchi tempi delle carte collezionabili dei Pokémon, le primissime. Io avevo perfino una carta che valeva tantissimo, cioè in realtà ne avevo due, in cui una l'ho venduta, per prendermi il contapassi di Pikachu, cioè, dopo farvi capire quanto costava, quanto valeva, che è appunto che è la che era la carta di Charizard, delle primissime carte Pokémon. Carino. Questo è un astuccino con Chespin, Fennekin e Froakie, con scritto Pokémon. Ah, è un astuccino per portare le carte, che c'è scritto gioco di carte collezionabili. X e Y, bellino. Comunque lo userò per qualcos'altro, perché ormai non gioco più alle carte. Comunque, ritornando alle carte, praticamente io avevo la carta di Charizard della primissima generazione, ce l'avevo normale, e anche quella sbrilluccicante, come si chiamava, insomma, quella metallizzata, non mi ricordo neanche più come si chiamava, comunque quella che da sola valeva tipo 50.000 lire, una cosa del genere, cioè valeva tantissimo già quando era uscita. E ne avevo due, ne avevo trovate due, cioè ne avevo una, allora ne avevo due nel mazzo, una normale e una appunto metallizzata, e poi ne avevo un'altra metallizzata, che appunto sono andata alla Lucca Comics, una delle prime che dove ero andata, e sono riuscita a venderla per più di 50.000 lire, tra l'altro, perché era anche salita di prezzo nel frattempo, perché ce l'avevo già da tempo, l'ho venduta per 70.000 lire, e con quei soldi mi sono comprata il contapassi di Pikachu, che dovrei avere ancora da qualche parte. Ho finito, diciamo, l'unboxing. Non ho idea di che altre sorprese ci siano, perché qua c'è solo un bigliettino scritto astuccio porta cards Pokémon, questo qua, vedete, non so se si riesce a leggere, ecco,
Basta, non ho idea di che altri premi ci siano dentro in altre uova, se magari sono gli stessi o se magari sono altri, non lo so. Ecco, sta di fatto che ho trovato questo, le carte, non so, probabilmente le... non so neanche cosa ci farò, le apro, le porto da qualche parte, le rivendo, non lo so. Se c'è qualcuno interessato, io ho qua una bustina con tre carte da gioco. Come tre? Cioè, ma è normale che ci siano tre carte solo in una bustina? Ma io mi ricordo che ai miei tempi ce n'erano cinque, magari è solo per questa edizione qua, però... Porca miseria, vabbè, scusate. Ok, alla prossima recensione... Poi appena troverò l'uovo delle Monster High aprirò anche quello, per cui stay tuned. Alla prossima, ciao ciao!